contributi di finire quest'opera. So che per l'estate qui ci sono tante manifestazioni. Manifestazioni ce ne sono abbastanza. L'abbiamo fatta delle sagre del cinghiale e delle altre manifestazioni con il presidente dei festeggiamenti, ne famo parecchi. Questa mattina infatti alle 10 dalla piazza sono partiti i cacciatori dei cinghiali. I cacciatori dei cinghiali ce ne sono abbastanza dei cinghiali qui. I cacciatori sono tutti di Rivaro, una di Rivaro, vengono la domenica, il sabato, fanno sta battuta al cinghiale, dalla macchia, alla montagna, da tutto. Sicuramente ci saranno dei piatti tipici con il cinghiale. Le pappardelle molte, pappardelle, le fettuccine più... Questo è un paese che l'inverno ha 300 abitanti, ma l'estate ne conta 1500. 1500 pure di più, perché Rivaro è un paese collina e si sta bene come aria, è un'aria fina, buona, e la gente ritorna volentieri a Rivaro con la festa del 5 agosto, di feste patronali che si organizzano, tutte queste manifestazioni, tutto. Incontreremo il presidente proprio del comitato che ci presenterà la festa dell'agosto. Ecco, che cosa mostra il gonfalone del comune di Rivaro Romano? Il gonfalone mostra una vipera sotto un cespuglio, che Rivaro si chiamava a quell'epoca Vipraio. E le vipere erano tante e il comune ha intestato questa vipera al comune di Rivaro Romano. So che qui le signore ancora fanno il pane a casa. È abbastanza, il pane di Casareccia è buonissimo, può durare 3-4 giorni e sempre è buono. La cosa che non manca poi a Rivaro è l'acqua, so che c'è ancora un vecchio mulino. Il vecchio mulino ha ancora acqua, sì, e le sorgenti, noi, è una falda di acqua, a Rivaro è pieno di acqua, non manca mai, l'estate a noi, ai paesi vicino è mancata, a noi no. C'avemo la fontanella della Nocchia qua vicino, che è un'acqua buonissima, l'acqua è molto leggera, che fa bene molto ai calcoli ai reni, ecco. Grazie al vice sindaco, noi adesso ci spostiamo di poco perché andiamo praticamente nel giardino qui del Palazzo Borghese a conoscere la storia di Rivaro Romano. E adesso siamo con Giuseppe Chiapponi, presidente dell'Università Agraria di Rivaro Romano, e siamo proprio qui all'interno del Palazzo Borghese. Qui siamo nei Giardini del Principe, vediamo un po' Rivaro nella parte storica. E praticamente questa sì, era la zona residenziale del paese, la zona dove abitava il signore del posto. E questo posto, diciamo, che ha assunto particolare importanza con l'elezione a Papa Paolo V Borghese, il quale volle costituire per un suo nipote il principato, volle farlo diventare, diciamo, un personaggio importante, e acquistò tutta una serie di terre, tra cui anche Rivaro. E Rivaro Romano, tenuto conto che si trovava all'epoca al confine con il Regno delle Due Sicilie, venne trasformato in principato. Quindi, diciamo, l'importanza di Rivaro da questo punto di vista era strategica. Ecco, e quindi diventò il principato di Rivaro e il proprietario era un rampollo della famiglia Borghese. All'interno del palazzo comunale abbiamo visto anche una breve, no, pontificia per quanto riguarda il Papa, proprio Paolo V Borghese, costituì la terra del Rivaro. Costituì la terra di Rivaro e elevò al rango di principato, insomma, ecco, quindi, diciamo, gli dette questa grossa importanza, proprio perché, come dicevamo prima, era il luogo di confine tra il Regno delle Due Sicilie e lo Stato Pontificio. Infatti noi qui vicino abbiamo una colonna che ricorda il confine, c'è una colonna, un cippo, che ricorda il confine tra i due stati. Da una parte viene rappresentate le chiavi che sono il simbolo della città del Vaticano, del Regno e dello Stato Pontificio, e dall'altro invece c'è il giglio borbonico, che appunto, quindi chi attraversava quella zona sapeva che passando da una parte all'altra dove andava a finire, insomma, questa cosa. Anche dei portali all'interno del centro storico
del paese, tutti con la scritta sopra IHS. Che tenuto conto del fatto che qui eravamo nell'ambito, pur essendo un paese diciamo alle propaggini estreme dello Stato Pontificio, era molto sentita la presenza del Papa, tenuto conto anche del fatto che Vivaro ha dato i natali ad un illustrissimo personaggio, il Cardinal Di Pietro, e in modo particolare in quel periodo sono sorti questi portali, sono tutti quanti dell'epoca del XIX secolo, insomma, questi portali.